Sicuramente il Made in Sicily è quanto di più importante in questo momento si possa offrire come capacità occupazionale al nostro sistema di giovani che sono lì per lì a entrare nel mondo del lavoro. È chiaro che per investire sul Made in Sicily bisogna investire in cultura, bisogna investire in qualità, bisogna creare quella marcatura di eccellenza che in altri periodi sicuramente in Sicilia non c'è stata. La nostra agricoltura è stata riconvertita in vini di qualità, il Figo d'Igna per esempio è una realtà che in passato non era sicuramente un prodotto di qualità, adesso è invece diventato un prodotto ad alto valore aggiunto, così come è avvenuto anche per l'olio per esempio, dove noi siamo sempre presenti a Trieste Olio Capitale. È chiaro che però per far tutto questo il sistema occupazionale deve guardare con maggiore attenzione al mondo del lavoro. Noi come Camera siamo già intervenuti con la valorizzazione del brand dell'Etna, su cui credo abbiamo messo un punto fermo sulle difficoltà di un territorio di affermarsi non nella sua eterogeneità ma nella sua omogeneità, lì dove la Camera è stata presente soprattutto nel far sì che tutto il sistema imprese, tutto il sistema nel suo complesso deve essere sempre, come dire, sistema unico, sistema di imprese, sistema di qualità nella sua interezza.